niente, per favore, mamma, prendimi. Ma lei chi? Lei. Kissimissi. Ancora con questa storia? Kissimissi ti ha detto di dormire perché? Buongiorno amici e benvenuti nel nostro canale Vanessa e Anastasia. Stamattina sono un po' arrabbiata e sapete con chi? Con Anastasia, proprio con lei, perché non è voluta andare a scuola. Si è alzata, si è lavata, si è cambiata, ma a un certo punto ha puntato i piedi per terra e mi ha detto che a scuola lei non voleva andare, ma non mi ha dato una spiegazione reale. Quindi adesso glielo andiamo a chiedere insieme. Cosa ne dite? Andiamo? Anastasia, lo sai che io stamattina sono un po' arrabbiata con te, vero? Sì. E dimmi un po', perché non sei voluta andare a scuola? Come boh? Di solito quando un bimbo non vuole andare a scuola c'è un motivo, perché sta male, perché è stanco. Tu è da stamattina che mi dici, boh, non lo so, però a scuola non ci voglio andare. C'è un motivo per cui tu non sei voluta andare a scuola? Dimmi la verità. Me l'ha detto Kissimissi. Come te l'ha detto Kissimissi? Kissimissi non può averti detto che non puoi andare a scuola. Kissimissi è solo un pupazzo e non parla e non ti dice quello che tu devi fare o non fare. Quindi non dirmi le bugie. E mi raccomando, domani si va a scuola, ok? Va bene. Kissimissi, la mamma non c'ha copetti. Ragazzi, avete sentito cosa mi ha detto? Si è inventata che Kissimissi le ha detto che doveva stare a casa. Ma Kissimissi è soltanto un pupazzo. Secondo voi un pupazzo può dire a una bambina quello che deve fare? Secondo me no. Quindi non lo so, c'è qualcosa di strano in Anastasia oggi. Cosa ne dite voi? Scrivetemelo nei commenti. Scrivetemi nei commenti se secondo voi un pupazzo può comandare la vita di una bambina. E soprattutto scrivetemi se a voi è mai capitato che un vostro pupazzo vi dicesse cosa fare. E voi ragazzi, avete Kissimissi in casa? Vi ha mai parlato Kissimissi? Se sì, scrivetemelo sempre nei commenti. Vediamo Anastasia cosa farà durante l'arco della giornata. Oh Anastasia, stai mangiando la minestra di verdura. Bravissima! Questa cosa mi fa molto felice, quindi sono un pochino meno arrabbiata del fatto che non sei andata a scuola. Ma come mai ti stai mangiando un minestrone di verdura? Tu di solito fai un po' di fatica a mangiare le verdure. Me l'ha detto Kissimissi. Te l'ha detto Kissimissi? Kissimissi mi ha detto che le verdure fanno tanto bene. Ah, ma lo sai che Kissimissi ha ragione. Brava Kissimissi, comincia a essermi simpatica. Continua così. Però non dovevi dirle di stare a casa da scuola, perché bisogna andare a scuola sempre. Forse avevi solo voglia di giocare con Anastasia, vero? Va bene amore, allora senti, continua a chiacchierare con Kissimissi, mangia le verdure che ti fanno tanto bene, ok? Sì, me le mangio tutte io. Ci vediamo dopo amore, fai la brava insieme a Kissimissi, eh? Ciao. Ciao ciao. Eh no Ani, ti avevo detto che se non andavi a scuola oggi niente cioccolata, quindi niente Mikado. Per favore mamma, per favore. No Anastasia, sai benissimo che se non si va a scuola non si possono mangiare i cioccolati. Ma lei che si, per favore mamma, prendimi. Ma lei chi? Lei. Ancora con questa storia? Ma Kissimissi è un pupazzo, non può dirti quello che devi fare. Per favore mamma, prendimi, sennò mi sesso tutto il giorno. Comincia a darmi un po' fastidio questo pupazzo. Devo metterlo da qualche parte, probabilmente finirà sul mansarda. Guarda Anastasia, ti posso dare solo questo, eh? Ti do questo e poi niente più cioccolata per tutto il giorno, ok? Va bene. E adesso è contenta Kissimissi? Sì. Questa storia di Kissimissi non mi sta andando molto a genio. Penso che finirà sicuramente dentro uno scaffale sul mansarda, in soffitta. Ma... guardate un po'. Ma non era con Anastasia. Cosa ci fa qui? Ma Anastasia l'ha portata con sé. Oh.
sto iniziando anche a pensare un po' male di questo pupazzo, ma a me non piace, ma a voi piace? Ditemi la verità, mi incuta un po' timore, è così strano, è così brutta. Penso che finirà in soffitta. Oddio, ma cosa ci fa qui? Kissy Missy, ma come fai a spostarti da un posto all'altro? Mamma, hai detto Kissy Missy? Sì, Kissy Missy è qua con me, ma sinceramente non so come ci sia finita. Ma non era di là con te? Sì, era con me, però non l'ho vista, me la puoi dare? Guarda, molto volentieri, prendi. Portamela via, perché a me questa Kissy Missy comincia a non piacere, Anastasia. Me la sono ritrovata prima sulla sedia qui e poi qua, sul timbro. Portala via, per favore. Giocaci tu, io non la voglio. Ragazzi, a me questa Kissy Missy comincia a fare un po' di paura. A parte che è arrivata in casa nostra senza che nessuno la ordinasse, e già questo mi fa molto strano. Probabilmente c'è stato un errore di consegna. Devo riuscire a trovare la persona che l'abbia ordinata e che non l'ha mai ricevuta. Comunque a me non piace per niente. Non so chi sia, non capisco che personaggio è. Alle bambine piace così tanto, però è molto strana. Voi cosa ne pensate? Se la pensate come me, scrivetelo nei commenti. Non penso di essere l'unica a pensare che Kissy Missy sia un pupazzo un po' strano, vero? Ani? Eh? Cosa stai facendo? Niente, stavo giocando un pochino. E che cosa stavi facendo? Stavo dicendo una cosa all'orecchio. Che cosa? Che stasera non andare a mangiare i tarcinesi. Ah, quindi Kissy Missy sta dicendo a noi quello che stasera dobbiamo mangiare, giusto? Allora, Kissy Missy, dove sei? Vieni qua un attimo. Allora, se noi vogliamo andare a mangiare cinese, noi ci andiamo. Ma non sei tu che ce lo devi dire. Tu non esisti. Hai capito, Anastasia? Beh, sì, esiste. No, non esiste. Sì. Ragazzi, scrivete nei commenti se Kissy Missy esiste. Vedi, a me non sta dicendo assolutamente niente. Niente. Quindi dite ad Anastasia, ragazzi, che Kissy Missy non esiste. E noi stasera andiamo a mangiare davvero dal cinese e vi portiamo con noi. Siete contenti? Ecco, mi stai strozzando, Kissy Missy. No. Kissy Missy mi sta strozzando, ma mi sa che Kissy Missy farà una brutta fine tra pochissimi minuti. No. Sì. Via, brutta Kissy Missy. Sei brutta Kissy Missy. Mamma mia, questi dentoni in faccia. No. Ma che fa? Io non la bacio, io bacio te. Ani, mi vado a preparare perché tra pochi minuti dobbiamo andare a prendere Vanessa, ok? Uh-huh. Comincia a metterti le scarpine, va bene? A few moments later. Ma sta dormendo. Ma cosa succede? Ani? Ani? Ma ti ho detto di prepararti che stiamo andando a prendere Vanessa. Sta uscendo da scuola, mi fai fare tardi. Perché dormi? Ma sanno, me l'ha detto Kissy Missy. Ancora con questa storia? Kissy Missy ti ha detto di dormire perché? Perché lei era stanca. Dammela. Ok. Adesso Kissy Missy viene con me, ok? Ok. Adesso sono davvero arrabbiata. Avevo detto ad Anastasia di prepararsi per andare a prendere Vanessa e lei si è messa a dormire perché Kissy Missy era stanca. Adesso Kissy Missy viene con me e ci gioco io un po' con lei. Noi dobbiamo andare a prendere Vanessa, sta uscendo da scuola. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, attivate la campanella e iscrivetevi al nostro canale. Vi promettiamo che Kissy Missy non ci sarà più. Sì, ciao. Ci vediamo dal cinese questa sera. Ciao.